L'informazione più puntuale per Cammarata e San Giovanni Gemini è su magaze.it. Notizie, eventi, classifiche sportive, annunci, oltre ad indirizzi utili, fotogallery, video e tanto altro su www.magaze.it. Entra in rete e scopri cosa succede nella tua città. Amici di Magazzè, abbiamo il piacere di avere qui con noi il maestro Sandro Russo. Buonasera. Buonasera, il piacere è mio. Maestro, si ritorna in Italia, si ritorna in Sicilia, nella tua Sicilia, dopo tanto tempo. Cosa si prova a suonare nella propria terra? Beh, sicuramente si tratta di una grande emozione, perché mi porta un po' a ritornare indietro e innanzitutto a pensare a quegli anni in cui ero studente in questo conservatorio, e quindi automaticamente mi ritrovo un po' indietro col tempo, in quella fase in cui ero ancora studente, avevo tanto da imparare, ma adesso, dopo 8 anni di vivere negli Stati Uniti, quindi tanto è cambiato e la mia esperienza chiaramente si è arricchita, quindi un po' questo miscuglio tra passato e presente, però in un modo molto affascinante. Penso si può tradurre molto bene musicalmente. Perché allontanarsi dalla Sicilia per suonare? Innanzitutto la carriera di un musicista penso non si può fare soltanto in un posto. Cioè, per me è stata chiaramente una scelta di vita, perché ho sempre creduto parecchio nell'ambiente americano, soprattutto nella città di New York, perché ha ospitato grandi maestri, alcuni dei miei idoli. A un certo punto della loro vita si trasferirono lì, quindi questo ha un significato certo più personale. Comunque per me è stata anche un'esperienza che mi ha arricchito tanto dal punto di vista della persona, musicalmente e tutto. E penso è importante per tutti i musicisti di spostarsi a un certo punto della loro vita, poi uno può sempre ritornare nel proprio paese, ma comunque penso il concertismo porta ovunque, quindi per un pianista o per un violinista, concertista, bisogna sempre trovarsi un po' ovunque. È buono perché significa che uno fa carriera. Qual è il compositore che ti piace più suonare? Beh, è una domanda molto difficile, perché tutto quello che suono in quel momento cerco di immaginare sia musica favorita. Quindi se suono Chopin in quel momento, Chopin è il mio compositore favorito. Se poi mi sposto anche alla musica francese o russa, in quel momento quello è il mio compositore favorito. Stasera Rachmaninoff è il mio compositore favorito, ma non solo stasera. Per quanto riguarda in questi ultimi anni in Italia si sta diffondendo la musica la musica classica contemporanea. E non so se hai sentito parlare di Allevi, Giovanni Allevi. Non tanto, ne ho sentito parlare sicuramente parecchio, ma non al punto di avere un'opinione. Non l'ho mai ascoltato, quindi non posso esprimere un'opinione sulla sua musica. Posso esprimere un'opinione sulla musica classica contemporanea di compositori che stimo tanto, e ho dato anche la premiere di alcuni dei loro pezzi per pianoforte con immenso piacere, perché lavorando con un compositore vivente è un'esperienza veramente fantastica. A volte dà anche un po' di pressione perché il compositore è lì, però a me piace tanto questa esperienza di suonare musica contemporanea, di compositori amici che stimo e ci conosciamo veramente e ci rispettiamo bene musicalmente. Quali sono i tuoi prossimi appuntamenti concertistici? Beh, questo mese è abbastanza ricco di impegni, infatti adesso ritornerò a New York giorno 9 e giorno 11 un concerto con un'orchestra da camera di Bruxelles. Suoneremo il concerto di Haydn in Re maggiore, poi il 18 farò un concerto solistico sempre a Long Island, negli Hamptons. Poi suonerò anche il 1 e il 2 agosto due recital solistici e poi cercherò di riposarmi un po', forse più avanti nel mese di agosto. Comunque questo è stato già un mese molto intenso per me, il mese di giugno è stato già molto intenso. L'ultima domanda e poi ti lascio, perché sono per iniziare. Vivi a New York, il tuo rapporto con la comunità sangiovannese a New York? Beh, sono sempre interessato cioè, incontrare persone di San Giovanni a New York è sempre, come dire, dà l'impressione che la città è grande per come possa essere, però diventa un po' più intima e ci si ritrova, quindi ho incontrato tanti sangiovannesi e mi ha fatto sempre un piacere immenso. Quindi è una cosa molto bella. Ti ringraziamo. Grazie a voi. In bocca al lupo per la tua carriera. Crepi il lupo, grazie. Un saluto a tutti.
L'informazione più puntuale per Cammarata e San Giovanni Gemini è su magaze.it. Notizie, eventi, classifiche sportive, annunci, oltre ad indirizzi utili, fotogallery, video e tanto altro su www.magaze.it. Entra in rete e scopri cosa succede nella tua città.